Salve a tutti, io sono Silvia dell'Uncinetto d'Argento e vi do il benvenuti o bentornati qui sul mio canale. Ho preparato per voi una nuova video recensione di filati. Era da un po' di tempo che non vi facevo vedere quelli che erano i miei ultimi acquisti, se non in qualche piccolo post su Instagram, così ho deciso di farvi vedere i filati che ho acquistato e che mi sono arrivati dal negozio Italy Artisan nell'ultimo periodo, e alcuni di questi saranno oggetto dei prossimi video tutorial. Uno di questi, in particolare lui, è già stato oggetto di un video tutorial, quello della sciarpa scialle ottanio che vedete anche qui sullo schermo. Andremo a vedere insieme le caratteristiche di ciascuno di questi filati, vi darò qualche indicazione sui possibili utilizzi, oltre ovviamente alla composizione, numero di ferri, numero di uncinetto, e magari vi darò anche qualche piccola anticipazione dei tutorial che andrò a preparare per voi qui sul canale nel corso delle prossime settimane. Cominciamo quindi dal filato che vi ho già tecnicamente presentato nel video tutorial della sciarpa scialle ottanio, ma che secondo me merita comunque un pochino di spazio anche all'interno di questa recensione, perché all'apparenza sembra un filato per niente adatto all'inverno, mentre invece io l'ho trovato molto caldo e soprattutto molto bello da lavorare per questa sciarpa che ho portato con me anche alla fiera di Bergamo di quest'anno. Questo filato, di una morbidezza unica, si chiama Baby Antibacterial ed è un filato, come dice il nome, 100% antibatterico, e il fatto che sull'etichetta venga riportata la dicitura baby indica che possiamo utilizzare questo tipo di filato per progetti dedicati anche a bambini molto piccoli, proprio perché è antibatterico. È veramente morbidissimo e un piacere da lavorare. Come per tutti i filati venduti dal negozio Italy Artisan, anche questo è venduto a lotti, e ciascun gomitolo che compone il lotto pesa circa 100 grammi ed ha una resa di circa 280 metri, lavorabile con uncinetti e ferri dal 3,5 al 4. A vederlo a colpo d'occhio vi dà l'idea di un filato molto simile al cotone, quindi non dà subito l'impressione di essere un filato dedicato all'inverno, però vi posso dire che io l'ho utilizzato per realizzare la sciarpa del mio ultimo tutorial che ho portato con me anche alla fiera di Bergamo e che ho proprio indossato anche durante il viaggio, e mi ha permesso di evitarmi un bruttissimo raffreddore, perché è un filato che comunque tiene molto molto caldo nonostante le apparenze. È un filato veramente utilizzabile in tantissimi modi e si adatta anche a punti un pochino più elaborati, ad esempio il punto ventaglietti che io ho utilizzato qui nella mia sciarpa scialle ottanio. Per quanto riguarda l'aspetto, è un filato veramente lucidissimo e, come vi ho detto, veramente molto molto morbido e che tiene anche abbastanza caldo. Passiamo adesso al materiale invernale per eccellenza, la lana. E come filato 100% lana io ho scelto le Cakes Felting Wool Color. Vedete qui un solo gomitolo, perché con questo filato sto già realizzando un nuovo video tutorial. Come potete vedere dall'etichetta, si tratta di un filato 100% lana e ciascuna cake pesa circa 100 grammi da una resa di circa 100 metri, lavorabile con ferri uncinetti da 7 a 8. Io vi posso dire che lo sto lavorando con i ferri numero 8 e la resa è veramente strepitosa. La varietà di colori è veramente bellissima, questa è solo una delle tantissime tonalità tra le quali potete scegliere. La cosa che mi ha colpito di più di questo filato è sicuramente la sua morbidezza, ma mi è piaciuta molto di questa tonalità il fatto di accostare dei colori molto molto chiari come l'azzurro e il turchese a questo marrone scuro grigio, che gli dà appunto quel tocco in più e che, con anche un punto molto semplice come ad esempio la grana di riso o la maglia rasata ai ferri, dà una resa veramente spettacolare. È un filato che consiglio assolutamente agli amanti del 100% lana. Chi mi segue da un po' di tempo sa che io ho veramente una passione per i filati cakes del negozio Italy Artisan, quindi non potevo assolutamente farmi scappare questa meraviglia. Questo filato si chiama Cakes Party ed è composta per il 50% da cotone e per il 50% di acrilico. Ciascuna cake, nel lotto ne troverete due, pesano circa 150 grammi e danno una resa di circa 600 metri, lavorabile con ferri e uncinetti numero 3. Io sono abbastanza indecisa perché sono tentata di lavorarla anche con il 3,5-4, ma vedrò in corso d'opera, poiché con questa cake ho già deciso che video tutorial andrò a realizzare. Si tratterà di una nuova sciarpa scialle, ovviamente con un punto nuovo, e come sempre un tutorial adatto anche per principianti. La cosa che mi ha particolarmente attratto di questa cake era appunto il passaggio dal grigio a questo azzurro verde acqua, e come potete vedere da questa recensione io ho una passione anche per i colori sui toni del blu, del verde acqua, quindi veramente questa cake non poteva mancare nella mia collezione e non vedo l'ora di portarvi il tutorial nelle prossime settimane.
E in ultimo, ma sicuramente non per importanza, abbiamo la vera star, star di nome e di fatto, poiché questo filato si chiama appunto Rockstar. È un filato veramente indescrivibile, la morbidezza è pazzesca. Io ho scelto questa tonalità nero-blu e vi vado subito a far vedere l'etichetta. La composizione di questo filato prevede un 19% di lana merino, un 70% di poliamide e un 11% di acrilico. Ciascun gomitolo pesa circa 50 grammi e ha una resa di circa 115 metri, lavorabile con uncinetti a ferri dal 4 al 5. Come tutti i filati di questa recensione, anche questo è venduto a lotti. Vi faccio vedere il lotto intero qui, che io ho aperto solamente per mostrarvi il filato e che sarà anche lui protagonista di un nuovo tutorial. In questo caso non vi do uno spoiler su cosa sto preparando, perché sarà veramente un progetto pazzesco e non vedo veramente l'ora di portarvelo. Ho scelto questo filato perché volevo un qualcosa da indossare prevalentemente di sera, un qualcosa di elegante anche da abbinare ad una delle mie pochette. È un filato che io consiglio a chiunque sia amante dei filati morbidi, ma che abbiano una lucentezza molto particolare, a chi appunto vuole sentirsi un pochino star. Siamo quindi arrivati alla fine di questa video recensione. Avete visto, molto veloce, ma i filati che abbiamo visto spaziano un pochino tra tutti i materiali. Abbiamo visto il 100% lana, un po' di cotone, l'antibatterico, il lana merino, insomma ce n'è per tutti i gusti. Io ovviamente spero che le mie spiegazioni e i miei consigli vi siano piaciuti. Non vedo l'ora di iniziare i nuovi progetti con questi filati, che sono rimasti in attesa solamente per poterveli mostrare appena arrivati qui a casa, perché io avrei iniziato da subito a lavorarli. Sono talmente belli da vedere e saranno sicuramente spettacolari da lavorare. Come vi ho detto all'inizio, tutti questi filati provengono dal negozio Italy Artisan, con il quale io collaboro. Alcuni mi sono arrivati nell'ultimo periodo, altri li ho acquistati in precedenza e ho già realizzato dei tutorial. Ovviamente al prossimo giro acquisterò altri filati e vi porterò una nuova video recensione, però intanto spero di avervi dato degli spunti per i prossimi acquisti. Ovviamente queste sono solamente alcune delle tantissime tonalità nelle quali potrete trovare questi filati. Vi consiglio di andare a visitare il sito di Italy Artisan, che vi lascio qui sullo schermo e nel box informazioni. Se volete vedere degli altri filati o comunque volete ulteriori consigli per quanto riguarda il loro acquisto, potete rivolgervi direttamente a Francesca, la titolare del negozio, che sarà a vostra disposizione per darvi indicazioni e aiutarvi nei vostri acquisti. Francesca è una grandissima amica, oltre che una bravissima youtuber. Infatti vi consiglio di andare a vedere anche il suo canale di YouTube, che vi lascio qui sullo schermo e come sempre nel box informazioni. Io adesso mi vado a mettere al lavoro per voi con i prossimi video tutorial e noi ci vediamo molto molto presto, sempre qui sull'Uncinetto d'Argento.